Improvvisa tragedia ieri sera nel porto di Crotone. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio susseguente all'esplosione a bordo di un rimorchiatore attraccato in banchina. Il primo bilancio è di 3 morti e 2 feriti, uno in condizioni gravi trasportato in ospedale. L'altro non sarebbe grave. L'incendio a bordo del rimorchiatore Asso, che ha provocato la morte dei 3 marittimi e il ferimento degli altri 2, è avvenuto durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell'imbarcazione. Il rimorchiatore, registrato ad un compartimento marittimo straniero, è impegnato in attività in servizio alle piattaforme per l'estrazione del gas metano a largo della costa di Crotone. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, avvertito anche nel quartiere Marina adiacente al porto. Nessuna delle vittime sarebbe di nazionalità italiana. I mezzi di soccorso hanno scandagliato le acque del porto alla ricerca di eventuali dispersi, anche perché si era diffusa la voce che ci fossero 4 dispersi finiti in mare a causa dello scoppio. Voce però poi smentita dai vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone. Secondo quanto è stato accertato, infatti, le 4 persone date in un primo tempo per disperse erano scese temporaneamente dal rimorchiatore e sono state successivamente rintracciate. I corpi di 2 vittime sono stati scaraventati a causa dell'esplosione sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare. È una tragedia enorme. Ci sono alcuni morti, sembra che siano 3, almeno dalle notizie che ho, dovrebbero essere questi qua. Nazionalità straniera, sembra che lavorasse una ditta crotonese sul posto, ma gli italiani feriti non ce ne sono. Quindi, ma assolutamente, assolutamente è una cosa gravissima. È tristissimo ovviamente per chi cerca di guadagnarsi la pagnotta e poi perdere la vita in questa maniera tragica, tragica, perché le norme sul lavoro, ripeto, ognuno ne parla, ma poi sembra che anche quelle semplici da rispettare poi non lo siano. Ma sì, è stata ricostruita la dinamica? No, guardi, direttore, la dinamica proprio non... Ci sono alcuni corpi sulla banchina, un altro è stato ripescato a mare, e ovviamente... Diciamo che la comunità di Crotone si stringe attorno al dolore delle famiglie di questi lavoratori. Sì, assolutamente, alle famiglie, ed è veramente una situazione tristissima, guarda, veramente tristissima.